nuovamente amici di Obiettivo News ad una nuova puntata di Terra. Abbandoniamo un po' quelli che sono stati gli argomenti che hanno caratterizzato le scorse puntate e parliamo invece oggi di geologia. Lo facciamo insieme ad un nostro gradito ospite, il professor Fubelli dell'Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Naturali. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Lei è geologo e geomorfologo. Geomorfologo. Cosa studia il geomorfologo? Il geomorfologo è un geologo o un geografo che studia la morfologia del territorio e cerca di interpretare dalla morfologia quali sono gli elementi che l'hanno costituito e quindi capire se una zona è soprattutto attiva dal punto di vista geomorfologico e quindi se è soggetta a evoluzione. Qualsiasi opera noi andiamo a mettere in una zona soggetta a evoluzione ovviamente può subire delle conseguenze. Ovviamente. Quali studi bisogna fare per diventare un geologo, un geomorfologo? Per diventare geologo bisogna seguire un corso di laurea che è il corso di laurea di scienze geologiche triennale oppure un corso di laurea di scienze naturali oppure un corso di laurea di geografia. In realtà tutti questi corsi di laurea triennali possono consentire di formare un geomorfologo, mentre poi come percorsi magistrali ci sono scienze geologiche applicate, le scienze naturali, anche lì in quel caso per come magistrale, percorso biennale e post triennale, e poi le lauree in scienze ambientali e geografia. In particolare a Torino abbiamo il corso di geografia e scienze territoriali. Che appunto sono tanti il numero dei laureati di queste? Tra tutte queste figure sono circa un 60-70 l'anno, quindi in realtà dico sempre ai ragazzi venite ai nostri corsi di laurea perché per fortuna trovano lavoro abbastanza velocemente proprio perché c'è necessità per il nostro territorio di persone che curano il territorio. Dico sempre il geologo e il geomorfologo sono i medici del territorio, quindi quelli che vanno a fare diagnosi sul terreno, vanno in campagna, è un lavoro, dipende poi dai gusti, bellissimo, certo, perché si sta tanto tempo fuori all'aria in campagna aperta. E tanto tempo all'aria aperta, è ovvio che poi quando succedono questi eventi come quelli che stiamo purtroppo sempre più diciamo frequentemente osservando, siamo molto tempo non solo all'aria aperta ma anche sotto la pioggia, vicino alle frane, quindi certo, anche con un certo margine di rischio, ma diciamo è bello potersi occupare del proprio territorio, certo, e delle persone che ci vivono. A livello idrogeologico, il nostro territorio, che territorio è? Il nostro è un territorio del Piemonte, è un territorio per alcune zone abbastanza stabile e penso alle zone un po' delle pianure un po' più rilevate, tipo tutto quanto la pianura che va da Fossano verso Torino e anche in parte il Canavese. Altre zone invece sono ovviamente più, quello che dicevamo prima, soggette ad attività dal punto di vista morfologico, cioè valli che si stanno o scavando troppo o alluvionando troppo, ma il problema siamo sempre noi, perché anziché andare ad abitare in posti sicuri, andiamo ad abitare nelle vicinanze delle zone che hanno una certa evoluzione dinamica abbastanza frequente, o almeno frequente in modo tale che interferisce col nostro percorso di vita e quindi che hanno dei tempi di ritorno di alluvione paragonabili o molto meno paragonabili, molto più frequenti, e quindi abitazioni che vengono costruite vicino ai corsi d'acqua, e quello induce che cosa? Induce che con una certa frequenza possano venire inondate dall'acqua. Purtroppo lo facciamo un po' troppo spesso, non ci rendiamo conto, per esempio nel momento in cui andiamo a comprare casa, ci dovrebbe venire in mente la classe energetica dell'edificio. Dove la compriamo? Dove la vado a comprare? È un posto sicuro o è un posto esposto a qualche tipo di pericolo? Certo. Che può essere appunto un'alluvione oppure una frana? Queste domande non vengono poste nel nostro paese. Se posso dilungarmi un attimo, certo, spiego anche un po' il motivo per cui non lo facciamo. Perché noi dobbiamo rispondere sempre a normative di tipo europeo. Ecco, infatti. Cosa succede? Che l'Italia è uno dei paesi geomorfologicamente più attivi, certo, rispetto ad altri che sono un po' più statici e dove appunto certi eventi sono meno frequenti. Se penso alla Francia, Germania, ci sono eventi di frana vicino alle Alpi, ma poi gran parte del territorio al massimo posso avere un rischio alluvione,
ma poco stabile dal punto di vista frane. E quindi siamo un po' peculiari in questo. Non parliamo, per non parlare, di quello che è un altro evento di geomorfologico dominante, è quello dei terremoti, quindi zone tettonicamente attive dove ci sono terremoti. Insomma, se una casa è costruita con un criterio antisismico, sì, sarebbe bene saperlo quando uno acquista un immobile. Certo. Invece l'unica cosa che è prevista cos'è? Qual è il problema dei paesi del nord Europa? Il freddo, quindi proteggersi dal freddo, e quindi l'edificio deve essere protetto da quel punto di vista, quindi classe energetica. Legge europea che prevede che tutto, in tutta Europa, bisogna avere la certificazione degli impianti termici, quindi per vedere se è una classe A, B, C, D, eccetera, eccetera, per vedere quanto si isola termicamente e quanto quindi può essere. La stessa cosa noi come italiani dovremmo pretenderla per una cosa che riguarda noi, visto che per fortuna, e sarà sempre peggio, fa caldo da noi, non abbiamo un gravissimo problema di freddo e di inverni che lunghi, dovremmo preoccuparci di quello che è il nostro problema, cioè quanto è sicura dal punto di vista della dinamicità dell'ambiente la nostra abitazione. Vogliamo far sì che ci sia una documentazione su questo in cui sia previsto che ci sia una classe di rischio in cui quell'edificio è esposto. Certo, anche a livello di prevenzione. Perché così cosa succede? Diventerebbe inappetibile vendere una casa che uno ha una classe di rischio alta, perché le persone lo sanno e dicono: no, io lì non ci vado a vivere. E quindi che cosa succede? Il costruttore dice: lì non ci vado a costruire perché tanto non la vendo. Non la compra nessuno, quindi. Esatto. Quindi, oppure mettiamo un'assicurazione, lì costa il triplo perché è esposto a un pericolo, lì in posto sicuro costa quasi niente, quindi insomma, e sarebbe un circuito virtuoso che aiuterebbe il nostro paese innanzitutto a meglio spendere i fondi, perché poi purtroppo i fondi si spendono per ricostruire, certo, per emergenze, e quindi sono soldi, non dico buttati, ma comunque che si potrebbero risparmiare. Sì, potrebbero essere investiti a livello preventivo, salvando anche vite umane, perché poi sono tutti eventi che provocano anche delle morti. Purtroppo la classificazione del rischio prevede anche quello, quando uno parla di rischio parla anche di perdite di vite umane, che hanno un costo, perché gli economisti che valutano il rischio, la vita dell'uomo ha soltanto un valore economico anche quello, quindi lo considerano in quello come rischio, e quindi abbattere quel rischio comporterebbe anche poter spendere meglio i fondi che vengono destinati alle emergenze e al ripristino di alcune criticità. Eventi franosi che abbiamo anche avuto qua in zona, se prendiamo ad esempio qui in Cinetto, è la zona in cui l'università comunque sta facendo un grande lavoro di monitoraggio. Sì, allora c'è non soltanto l'Università di Torino, c'è anche l'Università di Firenze che sta lavorando e ha installato un sistema di monitoraggio assieme alla società Autostrade che gestisce quel tratto. Anche lì c'è da dire molto, perché il versante di Quincinetto, dove è appunto purtroppo sede della frana, è un versante dove negli anni 50 e 60, quando si è progettata l'autostrada Torino-Aosta, sono stati condotti degli studi, e riguardando gli studi condotti all'epoca io mi domando come hanno fatto a costruire in quel punto l'autostrada, sì, perché avevano fatto sondaggi, avevano fatto analisi, e tutto diceva che quella zona era una zona di recapito di materiale della frana che da Monte a Quincinetto scendeva giù. E quindi hanno costruito in mezzo agli accumuli di frana l'autostrada. Andando a vedere delle carte della zona, si vede come la ferrovia, progettata fino all'Ottocento, costruita per evitare quella zona, fa una curva e va subito dall'altra parte della Dora. Quindi può essere che a fine 800 avessero più strumenti per poter dire se una zona era in frana oppure no. In quella zona, grazie a una convenzione che abbiamo col comune di Quincinetto, abbiamo un po' sviscerato anche la storia dell'evoluzione di quella zona e anche come la Dora nel tempo ha subito influenze con deviazione a seguito appunto degli eventi, certo, di frana che l'hanno caratterizzato. Ha cambiato il suo corso perché arrivano purtroppo dall'alto dei blocchi di magari fossero dei detriti, blocchi di dimensione con un palazzo di tre piani, il che significa che una frana di quel tipo posizionata in alto, in quota circa 300-400 metri sopra la zona dove c'è l'autostrada,
comporta che se si dovessero staccare quei blocchi potrebbero invadere l'autostrada. Allora, per quello si fanno in questi casi dei sistemi di monitoraggio, cioè si individuano in quota i blocchi più pericolosi, gli si mettono dei riflettori si tengono d'occhio. Che insomma, ci fanno capire se si stanno muovendo o non si muovono. Purtroppo si muovono costantemente, hanno delle accelerazioni in particolari condizioni di precipitazione e in particolari periodi dell'anno, soprattutto quelli autunnali e primaverili, e purtroppo il risultato è che questi blocchi prima o poi scendendo, visto che a un certo punto il versante fa una scarpata così, questi si trovano lì, a un certo punto ovviamente cadranno giù. Cosa si può fare? Quali iniziative si possono porre in atto per evitare, diciamo, danni alle persone? Perché evitare che la frana venga giù è praticamente impossibile. Bisogna cercare di prevedere come e quando avverrà il crollo più significativo. Innanzitutto, tenere sotto controllo la frana col monitoraggio in alto. Secondo, posizionare a ridosso dell'autostrada una barriera che possa attutire l'arrivo dei massi. Ovviamente il monitoraggio ha previsto l'indicazione di soglie di innesco di frana legato a quanto è il movimento oltre il quale è lecito attendersi che poi i blocchi vadano giù, ma purtroppo noi lavoriamo su... se vogliamo, analisi di tipo statistico, cioè dobbiamo verificare sul campo quanta pioggia è caduta e quanto si è mosso, e non lo sappiamo, diciamo, per legge scritta, scolpita nella pietra, sarà così. Noi dobbiamo nel tempo andare a verificare quanta pioggia è caduta e quanto l'ha fatto muovere. Se piove un po' di più, quanto si muove in più, fino a che non riusciamo a definire quelle soglie che ci possono far capire quando i blocchi vanno, come diciamo noi, a rottura, cioè dopo che si spostano, smette di piovere, lui non è che si ferma, ma continua a muoversi fino a che non va giù. Quindi ora le opere e gli interventi da porre in essere lì sono stati approvati, il Comune ha lavorato tantissimo per riuscire ad arrivare finalmente ad una, dico sempre, mitigazione del pericolo a cui è esposto, mai ad una... sistemazione, uno pensa e poi dopo fatto quello sta a posto, no, può sempre avvenire insomma però un evento, però si limita quello che può essere il rischio, perché si va a abbattere quella che si chiama la vulnerabilità del bene esposto, ovvero se c'è una struttura che protegge un po' l'autostrada diventa meno vulnerabile rispetto a che non c'è nulla. Esatto. Ma purtroppo c'è sempre il margine di pericolosità e di rischio, quello permane. Ultimamente anche quest'estate c'è stato il disastro dell'alluvione a Bardonecchia. Bardonecchia è un'altra zona caratteristica per quanto riguarda la sua conformazione. Diciamo. Purtroppo ci troviamo in una zona dove ci sono valli molto profonde e zone di fondovalle. Quando ci sono quelle situazioni dal punto di vista geomorfologico, che succede? Le acque dei corsi d'acqua arrivano molto velocemente, rallentano, rilasciano i detriti e formano degli estesi conoidi. Questi conoidi sono l'unica parte più o meno pianeggiante, comunque più o meno facile per cui costruire, e l'uomo ci va a costruire sopra. Non abbiamo il caso solo di Bardonecchia. Qualsiasi valle alpina, se andiamo bene poi con l'occhio del geomorfologo, si riesce a capire che quasi tutti i centri abitati sono costruiti su questi coni. Sono comodi perché non sono sul fondovalle, non si alluvionano, sono comodi perché per costruire non devo fare degli sbancamenti, e quindi è uno dei luoghi preferiti su cui costruire. La Valle d'Aosta, per esempio, è piena di paesi messi su questi conoidi. Ma questi conoidi sono attivi, ovvero ogni tanto da quelle valli può arrivare altro materiale che vanno a depositare un altro strato di ghiaie, sabbie e detriti in genere al di sopra. Noi cosa facciamo in quei casi? Costruiamo dei canali che cercano di convogliare il materiale, come è successo a Bardonecchia. Tutti i canali di naturale c'è ben poco, se ci pensiamo, sono quasi tutti regimati, fatti con delle briglie per far diminuire la velocità dell'acqua e quindi lasciare un po' di deposito mano a mano anziché far arrivare tutto insieme. Alcune volte capita che quando arriva grande quantità di materiale, quei sistemi
che appunto sono di mitigazione e non di sistemazione. Quindi non è sono mai tutti sicuro. Palliativi. Sono tutti palliativi che quando arriva un po' una situazione un po' più cospicua dal punto di vista di carico di detriti, quindi un evento che è appunto chiamano prevedibile. Estremo come precipitazione può portare quindi una quantità d'acqua e detriti un po' superiore a quella che è di progetto dell'opera, può far esondare come nel caso di Bardonecchia, quello che abbiamo visto, ma ce ne sono... Il Piemonte a livello di rischio alluvionale come messo? A parte queste zone vallive, montane, per cui c'è questo rischio dell'arrivo di veloci e rapidi eventi di questo tipo, tutte le valli alpine sono a rischio ovviamente alluvione, specie nella parte più depressa. Purtroppo la storia, cioè il Piemonte ha una storia dal punto di vista di evoluzione molto antica e con un tasso di evoluzione abbastanza basso se confrontato a quello del resto d'Italia, dove è molto elevato. Ma dobbiamo immaginare che fino a poche migliaia di anni fa c'erano i ghiacciai che hanno scavato profondamente le nostre valli. E quindi adesso si stanno, quello che il ghiacciaio ha scavato si deve riempire. E quindi tutte le valli si stanno riempendo di sedimenti. Noi in questa fase di riempimento di sedimenti siamo andati a costruirci sopra. E non è che possiamo dirgli, tu d'ora in poi non devi più metterci un granello, una ghiaia sopra perché ci sto io. Lui giustamente ha quel processo da portare avanti e lo porta avanti col tempo. E quindi noi dobbiamo realizzare e convivere con questi rischi e allo stesso modo cercare di capire quelle che sono le aree dove spendendo meno sono più sicuro, perché è sempre così, se vado in una zona esposta ad una piena che ha un tempo di accadimento, tempo di ritorno cosiddetto, di 10 anni, devo immaginare che lì il fiume andrà fuori ogni 10 anni. Se vado a costruire lì, ovvio. È ovvio che avrò un livello di pericolosità molto più alto, un costo elevato sia perché poi ogni tanto poi il fiume esonda e quindi mi allaga a casa e così via, il perdito di economica e tutto quello che ne consegue. Perché la terra comunque è in continua evoluzione, quindi anche il nostro terreno, il nostro territorio si muove. È assolutamente in continua evoluzione, si muove talvolta giocando con se stessa. Per esempio, se ho un fiume e un versante, quando arriva la piena il fiume magari scava parte di quel versante. Il versante reagisce, adesso mi ha fatto quello scavo, io sono libero di muovere e comincio a franare di là. Quindi è tutto un effetto domino di un evento che induce un altro evento e molte volte che succede? Quello che ho fatto io col fiume che va lì a erodere lo facciamo noi quando costruiamo una strada lì, vado a scavare e quel versante reagisce. Molte volte sento dire, specie gli amministratori, dice, che sfortuna, proprio lì dove proprio c'è la strada è franato, chissà tutto perché. Il resto no. Certo. Chissà perché. Che cosa hai fatto tu per fare la strada? Quindi sei tu che hai, esatto, e quindi tu induci in un sistema che più o meno non è mai in equilibrio, è sempre un disequilibrio, ma se poi noi andiamo a mettere un oggetto che porta un forte disequilibrio, induciamo noi il fenomeno. Sì, quindi è sempre l'uomo che con la sua mano va a toccare la natura e ovviamente innescando, diciamo, delle conseguenze. Esatto, l'uomo cosa fa? Cerca sempre di trovare la via più semplice e economicamente vantaggiosa, per esempio, partendo il caso dell'autostrada, perché vado dritto così? Risparmio se vado dritto piuttosto, certo, che se faccio due curve. Sicuro. Però risparmio oggi, prima. Ma poi sapete, non vi dico quanto può costare l'intervento per mettere, non in sicurezza, ma per mitigare il rischio di quel tratto. C'è un costo elevato, ma sarebbe ben più elevato il costo se dovesse venire giù la frana e interrompere l'autostrada, perché l'interruzione di una strada, di un'autostrada di quel tipo, sì, porta danno. A livello commerciale, economico, per poi anche con la chiusura dell'altro versante è l'unico, sì, è rimasto l'unico. Basta vedere quello che è successo in Francia con il crollo che è avvenuto in prossimità francese della ferrovia del Fréjus, ormai ferrovia antichissima perché era del fine 800, quindi diciamo ha fatto il suo lavoro, l'ha fatto, ma certo, poi i versanti evolvono perché per i motivi detti prima ci troviamo sulle Alpi, quindi il versante evolve, è arrivato quel
crollo di roccia che ha invaso la ferrovia e adesso fino per almeno un anno, ma vi dico col cuore, avendo fatto quel tipo di mestiere alle volte, quindi andare dopo un evento a vedere le frane, un versante da cui si staccano dei massi, il geologo cosa fa dopo l'evento? Deve andare lì su. Cioè, se io vado lì su adesso, dopo che si sono staccati dei blocchi, non so cosa trovo, può essere che metto il piede su un blocco che se metto il piede viene giù anche quello, quindi c'è anche un problema di sicurezza di chi deve operare adesso, perché alle volte sentite dire così tanto tempo per risistemare quel versante, e io dico sempre ci vai tu, sì. Lì sì, devono anche le persone prima essere in sicurezza, esatto, perché possono operare in sicurezza, esattamente, per operare in sicurezza e poi si inizia l'opera di sistemazione. Ci troviamo anche ad una certa quota, andiamo incontro all'inverno, non è il momento migliore per andare a lavorare in quei settori. Quindi diciamo, capisco che le persone pensano che si sistema, andate a sistemare la frana, andatela a mettere in ordine, tanto poi dopo non è facile. No, poi è un evento naturale. Appunto, non sai cosa puoi trovare lì su, non c'è più lì non c'è un monitoraggio attivo come a Quincinetto, dove appunto ci sono questi sensori che ci dicono se si sta muovendo o se sta fermo, quindi pure lì bisognerà prima cercare di capire se si continua a muovere, se è fermo si può andare a operare e tutto il resto. Quindi capisco quando fanno delle prospettive di riapertura giugno 24, dicembre 24, ecco, perché ci vuole quel tempo lì. L'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale, colloca il Piemonte tra le regioni più in alto nella classifica per quanto riguarda il pericolo del rischio idrogeologico. Ma è così? Davvero così? Diciamo, se uno va a vedere quello che fa l'ISPRA, sì, sicuramente il Piemonte ne ha tante censite di frane. Che sia così in alto nella classifica è più per merito di agenzie come l'ARPA Piemonte o la Regione Piemonte, che hanno fatto un bel lavoro di censimento dati. Le carte inventario che l'ISPRA ha in possesso sono elaborate sulla base delle segnalazioni che la Regione e l'ARPA segnalano come eventi di frana censite. Il Piemonte perché è così virtuoso? Essenzialmente perché dopo l'evento alluvionale del 1994, dove ci sono stati tanti morti, si è messo veramente, si è tirato sulle maniche e ha cominciato a lavorare, a fare censimenti e cartografia e studio sulle frane, sulle alluvioni, nelle zone che sono più esposte ai pericoli. Altre regioni non sono così virtuose, però visto che le carte che ha in mano l'ISPRA sono delle carte inventario, se uno non dice che in quella zona va a vedere che c'è una frana, se non lo segnali, quella zona risulta non infrana. E questo è uno dei principali problemi di quando si deve fare pianificazione del territorio, perché io devo conoscere bene il mio territorio. Se non lo conosco a fondo, appunto, arriviamo al paradosso che una delle regioni che risulta essere in fondo alla classifica è la Calabria, ma perché? Perché ha poche carte con l'inventario delle frane e quindi risulta poco franosa, quando in realtà sappiamo che è particolarmente esposta ai pericoli da frana, per esempio. Per ovviare questo occorrerebbe fare delle cartografie che in qualche modo predittive, cioè delle carte di suscettibilità da frana, carte di suscettibilità che mi dicono quanto un certo versante è esposto e potrebbe essere predisposto ad avere una frana. In questo riesce a ovviare in parte uno dei problemi, che appunto è quello di avere un buon database, come si chiama, cioè la banca dati con tutte le frane censite. Non tutte le regioni sono adeguatamente, appunto, hanno un adeguato record di queste frane censite, quindi nel Piemonte ne abbiamo, non è che non ne abbiamo, ma diciamo non è che siamo così primi in classifica. Sì, quindi è una classifica un po' sfasata. È un po' poco, diciamo, attendibile, ecco, come classifica. Quali possono essere i meccanismi da mettere in atto per preservare appunto il nostro territorio da questi eventi, anche se ovviamente essendo eventi naturali non sono prevedibili, ma riuscire a cercare di mitigare quello che è che può essere poi l'effetto? Allora, mitigare costa. L'ideale sarebbe non andare a costruire nei posti pericolosi. Se si riuscisse a evitare di costruire nei posti pericolosi, si riuscirebbe finalmente ad avere alluvioni, ad avere frane, ma non aver, diciamo, un effetto di questo su
infrastrutture antropiche, soprattutto sulle nostre abitazioni. Le strade c'è poco da fare, uno le deve fare per raggiungere i posti, quindi li attraversa, esatto. E lì va bene fare interventi di mitigazione. Ma è assurdo andare a costruire, visto che abbiamo tanto territorio, andare a costruire proprio dove ci sono i pericoli. Questo perché accade? Purtroppo a livello normativo noi quando dobbiamo vendere casa o acquistare casa, che dobbiamo vedere? Prima cosa? La certificazione della classe energetica. Sì, come abbiamo detto all'inizio, quindi bisognerebbe puntare più anche su altro. Eh sì, bisognerebbe cercare di capire se una casa non solo è in classe energetica A e quindi ha valore, ma pure se è in una zona a basso rischio e quindi se ha un valore di dire lì c'è la casa, è, appunto, si chiama bene immobile. Se costruisco su una frana, la frana si muove, non è più un bene immobile, ma è un bene mobile. E io devo cercare di capire, almeno devo sapere se compro una casa, se mi trovo in una zona mobile o in una zona dove appunto c'è una certa stabilità. Questo sarebbe l'ideale appunto a livello generale per avere l'opportunità, almeno dare l'opportunità al singolo di capire se scegliere, se mi trovo in una zona a rischio oppure no, e questo dovrebbe indurre un circuito virtuoso nel quale quando un costruttore decide un'area dove costruire va a dire costruisco in una zona sicura, così so che mi trovo in una classe A di positività e quindi dico quella casa avrà più valore rispetto a una costruita in una classe E, che è una zona alluvionabile, franabile, tutto quello che vogliamo. Certo, noi la ringraziamo di essere stato nostro ospite, di aver fatto un po', di aver chiarito un po' quelle che sono delle cose che magari chi non è del mestiere non lo sa, non sa o lo sa in modo superficiale. Grazie mille. Grazie a voi, arrivederci. Noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata di Terra. Mi raccomando, continuate a seguirci su NTV Web, su Obiettivo News e su tutti i nostri canali social. Ciao, a presto.